perché la superficie catastale del terreno non corrisponde a quella reale, tranne in particolari casi? Ciao, mi chiamo Danilo e nella vita faccio anche il geometra. Gli occhiali sono orrendamente sporchi. Oh, ora molto peggio. L'argomento di oggi è un po' spinoso, perché obiettivamente difficile da comprendere se non sei un tecnico. A volte ho dei dubbi anche su dei colleghi. La superficie che rilevi sull'estratto di mappa o che trovi in visura non corrisponde mai a quella reale, o quasi mai. Nel video dove ho parlato di come si misura un terreno, delle varie modalità di come si misura un terreno, ho accennato al fatto che la superficie che ricavi dalle mappe catastali e dalle visure catastali non corrisponde mai a quella reale sul posto. In un commento poi mi è stato chiesto di fare chiarezza sulla questione, cioè di approfondire l'argomento e spiegare il perché c'è questa differenza. In effetti è importante capire le motivazioni, così da evitare fraintendimenti tra tecnico e cliente, o addirittura tra tecnico e tecnico. Importante capirlo anche quando si sta per fare un atto, una compravendita dal notaio, quando per esempio nell'atto troviamo la dicitura a corpo e non a misura. Importante capirlo perché il geometra non è l'orefice. Anche se la strumentazione che utilizziamo, di ultima generazione, ha precisioni elevate, quando si parla di terreni, l'unità base è il metro. Anche effettuando un rilievo super preciso, l'arrotondamento sarà sempre al metro quadrato. Per le superfici catastali, nella stragrande maggioranza dei casi, siamo addirittura al di sopra del metro quadrato di errore. Cercherò nel corso dell'episodio di farti capire le motivazioni perché questo accade, partendo da un assunto principale, fondante, che negli ultimi tempi va di moda mettere in discussione, e cioè che la Terra è tonda. Ok, non è tonda, è un geoide, però semplifichiamo, è tonda. Una mappa catastale, come ogni altra mappa geografica, le classiche cartine geografiche, è in sostanza il disegno di una cosa rotonda su una cosa piatta. Spalmare la superficie, una superficie sferica, su un piano. A intuito si capisce subito che bisogna, per fare questo, arrivare ad un compromesso grafico. Senza entrare troppo nei dettagli tecnici che sinceramente avrei anche difficoltà a spiegare, in questo episodio ti farò un breve riassunto della storia del catasto. Ti parlerò delle mappe di impianto e dei successivi atti di aggiornamento che sono intervenuti fino ad arrivare ad oggi alle mappe digitali, raster o vettoriali, con il focus sempre puntato sulla precisione delle misure e delle superfici. Prima di continuare però ti invito ad iscriverti al canale YouTube, al podcast e al sito, così non ti perderai le pubblicazioni che faccio settimanalmente. Iscrivendoti alla newsletter del sito riceverai il link per scaricare il modello compilabile dell'autocertificazione per la detrazione di specifici lavori edili. Ho già in mente altre documentazioni, altri modelli da inviarti come link via email e non so ancora se terrò questa autocertificazione. Infine iscriviti al canale Telegram e cercami nei vari social. Trovi tutti i link nelle descrizioni. Finita la parte delle marchette, torniamo al nostro argomento. Per capire a fondo una cosa, bisogna conoscerne la provenienza. Il catasto è stato istituito nel 1886 ai fini di imporre un'imposta per le tasse. Essendo allora e per molti anni successivi l'agricoltura l'attività prevalente, c'è stata la necessità di quantificare le rendite delle proprietà in base ai tipi di coltura. Le mappe del territorio ovviamente già esistevano, però si è deciso di organizzarle su una base differente. Nel 1939 c'è stata un'altra importante svolta. Il catasto viene riorganizzato in due sezioni, il nuovo catasto terreni, NCT, e il nuovo catasto edilizio urbano, NCEU. Si iniziò a catalogare da lì in avanti, oltre che i terreni, anche i fabbricati civili e quelli industriali, mediante la presentazione di planimetria urbane. Erano esclusi allora
i fabbricati rurali, per i quali solo recentemente è venuto l'obbligo di accatastamento. Nel 1987-88 ci fu un'ulteriore nuova svolta. Iniziò la meccanizzazione del catasto. Con l'avvento delle tecnologie informatiche si iniziò il processo di digitalizzazione dei dati. Venne inoltre standardizzato e informatizzato il processo di presentazione degli atti di aggiornamento catastali. Nacquero i software Pregeo e Docfa. In pratica è lì che iniziò il vero passaggio dal catasto geometrico a quello numerico, dagli archivi cartacei a quelli in formato digitale. Iniziò perché il passaggio fu lungo e travagliato. Quando iniziai ad avere a che fare col catasto, si fotocopiavano ancora i fogli cartacei dai fogli cartacei e si presentavano gli atti di aggiornamento sul modello 51. Le mappe, le particelle che servivano, venivano copiate a china su un foglio lucido, ripassate direttamente dal foglio di mappa cartaceo. Sto parlando di fine anni 90. Su quelle mappe, o meglio, su quegli stralci di mappa, venivano poi calcolate le superfici con la scodretta. Ci tornerò meglio dopo su questo punto. Continuando sulla cronistoria del catasto, da lì in avanti, dal 1987-88, ci fu un'evoluzione lenta ma significativa. Nel 2000 l'NCT e l'NCU lasciano il posto ai più comprensibili catasto terreni e catasto fabbricati. Nel 2001 nasce l'Agenzia del Territorio, che si occuperà di lì in avanti della gestione del catasto, recentemente tutto accorpato all'Agenzia delle Entrate. Si arriva quindi fino ai giorni nostri, dove le mappe sono quasi completamente digitalizzate e le procedure di aggiornamento automatizzate quasi del tutto. Ad oggi le procedure di rilievo, i risultati, gli aggiornamenti sono tutti numerici, altamente più precisi di un secolo fa, lavorando però su mappe che derivano da quelle di allora, che erano nate per esigenze diverse da quelle attuali. Non era necessario che le mappe fossero molto precise. Piccole variazioni di metri, distanze e aree non incidevano significativamente sulle rendite e quindi sulle imposte. Il catasto nasce geometrico. Delle misure reali dovevano essere riportate su un foglio di mappa realizzato in carta, in fibra di canapa. L'elemento grafico di base delle mappe è la particella. Ogni particella costituisce una porzione di mappa con la stessa coltura e della stessa proprietà. Anche se il catasto non è probatorio, significa che non costituisce prova giuridica della proprietà, tranne per il Trentino Alto Adige, dove hanno un diverso catasto derivante da quello ex austriaco. Quindi, quando venne all'epoca formato il catasto geometrico, vennero creati i fogli di mappa d'impianto, fogli cartacei dove veniva rappresentato graficamente il territorio organizzato in particelle, disegni in grande scala, 1 a 1000 per le aree urbane, 1 a 2000 per le zone in collina, 1 a 4000 per le zone in montagna. Se non sei molto in confidenza con le scale, ti faccio un esempio. Nella scala 1 a 1000, un centimetro misurato sulla carta equivale a 10 metri nella realtà. 1 a 2000, 20 metri, 1 a 4000, 40 metri. Quindi, cercando di fare chiarezza, le mappe catastali di impianto erano dei disegni su fogli per i quali non era richiesta un'estrema precisione, disegnati a mano sulla base di misure reali fatte sul territorio, che dovevano poi essere adattate ed inserite in una sorta di puzzle formato da particelle, semplificando molto. Dai fogli originali derivano poi le matrici, cioè delle riproduzioni degli stessi su fogli di carta lucida, dai quali poi, attraverso un processo di copia eleografica, una fotocopiatrice antica che puzzava tantissimo, venivano creati i copioni di misura. I copioni di misura sono quei fogli che sono rimasti per tantissimi anni a disposizione del pubblico e che venivano fotocopiati per fornire
stralci degli estratti di mappa ai proprietari, al tecnico o a chi ne richiedeva una copia. E venivano anche usati per fornire quelle copie fatte direttamente sul lucido con la pennacchina. La mappa è sbagliata. Tenendo sempre a mente l'argomento cardine di questo episodio, e cioè del perché la superficie catastale non corrisponde a quella reale, a questo punto potresti farmi un'obiezione. La parte grafica delle particelle dei fogli originali potrebbe non essere stata realizzata con estrema precisione e quindi non rispondente alla realtà. Ma se parliamo della superficie numerica delle singole particelle, quella è derivata da delle misurazioni reali fatte sul posto e quindi un calcolo matematico. E quindi dovrebbero essere esatte almeno quelle. Presupponendo che tutto ciò sia esatto, cioè che solo la parte grafica è imprecisa, mentre quella numerica, quella che si trovava in visura, fosse esatta, anche se non ne sono proprio sicuro, lasciami raccontare che cosa è successo dal momento in cui sono stati realizzati i fogli d'impianto in avanti. Da quando è stato formato il catasto fino ad oggi, puoi trovare tre tipi di mappe. Le mappe cartacee, di impianto, i lucidi, i copioni di visura. Le mappe raster, la scansione delle mappe cartacee in formato immagine. E le mappe vettoriali, le mappe disegnate digitalmente con un software CAD o simile, formate quindi da vettori e dati. Le mappe WGIS, ultime arrivate, sono un'unione delle ultime due che abbiamo appena detto. Infatti, ordinando una mappa WGIS riceverai il file immagine PNG, il raster, e il file vettoriale EMP, dove all'interno ci sono tutte le coordinate delle particelle e le informazioni sulle particelle. Poi ci arriviamo, ci torniamo su queste mappe. Per ora metti da parte l'informazione. Le mappe di impianto sono state realizzate direttamente dal catasto, ma l'aggiornamento è stato poi demandato ai proprietari e ai loro tecnici di fiducia. Quando bisognava fare un frazionamento per cedere una porzione delle particelle o per fare una divisione, bisognava aggiornare i dati catastali, le mappe, nelle modalità che adesso ti descrivo. Il tecnico di fiducia richiedeva una copia su carta lucida, o la disegnava direttamente lui, delle particelle che sarebbero state interessate dal frazionamento. Solitamente la copia fatta a mano, a china, su foglio lucido, veniva fatta direttamente dai copioni di visura, cioè le copie cartacee del lucido che era una riproduzione dei fogli d'impianto. Uno dei modelli utilizzati per tantissimi anni è stato il modello 51, un foglio lucido dove veniva riportata sia la parte grafica che le informazioni censuali. Una volta ottenuta la copia su carta lucida, il tecnico effettuava il rilievo, le misure in campagna, e questo, anche ipotizzando una precisione estrema da parte del geometra, non poteva escludere errori che sono intrinsechi nel metodo di misura. Metodi di misura che si sono evoluti negli anni, che sono passati da allineamenti e squadri fino alla stazione totale o il GPS. Gli ultimi hanno sì un alto grado di precisione, ma comunque non esenti da errori indipendenti dalla scrupolosità dell'operatore. Fatto quindi il rilievo, ipotizzando quindi al massimo della precisione, c'era da riportarlo su carta, o meglio sul lucido. Si tracciava la nuova dividente o le nuove dividenti sulle particelle. Qui l'operazione era molto a discrezione del tecnico, perché c'era ogni volta da adattare il rilievo, le risultanze grafiche con la mappa, perché non riportava mai, o la linea andava oltre il confine, o si fermava prima, o magari i punti di appoggio, i fiduciali, non erano graficamente corrispondenti alle misure. Quindi c'era da fare un'operazione di adattamento. Ricordi, le mappe non necessitano di un alto grado di precisione. Inoltre, i segni a china sul lucido avevano uno spessore fisico che poteva raggiungere anche il mezzo millimetro, equivalente ad un metro nella realtà, nella scala 1 a 2000.
Una volta disegnato il frazionamento, si passava al calcolo delle superfici delle particelle derivate, delle nuove particelle. Calcolo che si effettuava con uno scalimetro, un righello molto preciso, dividendo la particella in triangoli, base per altezza diviso 2. Capirai da solo che la misura presa in questo modo è soggetta ad un notevole grado di errore. La norma consentiva e consente ancora la presentazione di atti di aggiornamento con errori, con differenze tra la mappa e la superficie da indicare in misura di un ventesimo. Non è finita. Preparato il tipo di frazionamento, doveva poi essere presentato al catasto. Il tecnico catastale controllava che tutto fosse stato realizzato correttamente e quindi procedeva ad aggiornare le mappe cartacee catastali. In pratica, prendeva il lucido con le particelle ripassate a china e con le nuove dividenti disegnate sempre a china di colore rosso. Lo piazzava sul foglio di mappa e riportava le nuove dividenti. Ovviamente dalle particelle originali si è frazionato e poi rifrazionato e poi frazionato, rifrazionato di nuovo particelle già frazionate e ancora, ancora, ancora. Questo metodo è stato utilizzato per decenni e non voglio prendere in considerazione la deformazione che può aver subito un foglio di impianto, deformazione fisica dovuti agli agenti esterni di un foglio di 50 anni, di più di 50 anni. Tutto questo fino ad arrivare al nuovo millennio, all'avvento delle mappe digitali. Ricordi le tipologie di mappe che ti ho detto prima? Cartacee, raster, vettoriali. Alcuni, con le mappe vettoriali, sembrano aver dimenticato tutta la storia che ti ho appena raccontato e prendono per oro colato le coordinate o le informazioni di un file vettoriale. Prova a misurare la superficie di una particella in formato vettoriale e confrontala con quella riportata in misura. Oppure apri con blocco note il file EMP delle mappe QGIS e vai nella sezione delle informazioni delle particelle. Non dimenticare che le mappe vettoriali, anche se apparentemente precise al centimetro, sono figlie delle mappe di impianto e di tutti gli atti di aggiornamento avvenuti nel tempo. Anni e anni di tipi mappali e frazionamenti. Le mappe vettoriali sono state realizzate disegnando delle linee con un software sopra le immagini dei vecchi fogli scansionati, con tutte le calibrazioni e gli accorgimenti del caso, ma sempre da lì provengono. Anche oggi, con i metodi digitali e automatici che abbiamo di produrre e di presentare gli atti di aggiornamento, le operazioni in sostanza sono rimaste le stesse di chi operava sul lucido. Adattiamo la grafica dentro al PC e calcoliamo le superfici tenendo conto delle tolleranze, delle differenze che ci sono tra la grafica e i dati in misura, sapendo che né la superficie grafica né quella nei dati della particella corrispondono alla realtà. A onor del vero, un caso c'è in cui almeno la superficie indicata in misura corrisponde a quella reale. È il caso in cui, quando facendo un frazionamento o un tipo mappale, si creano delle particelle derivate SR, cioè superficie reale, o quando si redige un tipo particellare. In pratica è quando tutti i vertici del poligono che formano le particelle vengono battuti. In quel caso le misure sono esatte, sempre arrotondate al metro quadro. Credo di aver spiegato perché la superficie catastale, in misura o grafica, non corrisponde a quella reale. Il catasto è nato per fini di calcolo di imposte. Le mappe di impianto non necessitavano di un'estrema precisione. Gli aggiornamenti successivi, gli atti di aggiornamento, frazionamenti o tipi mappali, hanno contribuito ad incrementare questo errore. Le nuove mappe digitali hanno ereditato il tutto. Questo non significa che sia tutto da buttare, anzi, non vorrei proprio che passasse questo messaggio. L'archivio catastale
è fondamentale per la ricostruzione della storia delle particelle e per rideterminarne la forma o la posizione. Pensiamo per esempio ai riconfinamenti, e comunque sono l'unica base dalla quale si parte per fare degli atti di compravendita. Basta però che quando si parla di superficie, di misure esatte, tu tenga a mente che la mappa è sbagliata. Grazie!